incontriamo Nunzio Antonelli, che e con lui vogliamo un po' tornare indietro negli anni. Sì, infatti, molti anni. Molti anni indietro. Raccontiamo del nonno, raccontiamo esatto. di questo lume ad olio. Sì, olio veniva messo dentro e poi lo soffrire più a poco e dava quella luce poca. Poca luce però, la famiglia, il nonno si riuniva con la famiglia. Certo. E poi questo nonno aveva un mestiere... Sì, era tutti fabbri. Allora, non potendo stare sempre tutti a Leonessa, sono venuti a Belmonte. Comunque l'ha portato a Belmonte. Allora, e qui vediamo un po' tutti gli attrezzatori, questo è. Qui quando si stava soli però si poteva anche bere, quello il piccaro. Piccaro, come si dice? Un piccaro. No, perché un piccaro dopo quindi. Un piccaro. Però qua bevevi e poi li buttavi dentro l'acqua perché. Non è che la buttavi. Quella che restava. Ma il vino magari si. Ma il vino. È diverso. Quella era la borraccia di... La borraccia che si portava quando andiamo fuori, a lavoro. Sì, quella là. La vediamo in alto. Poi vediamo tutti questi ferri da cavallo, chiavi. Serratore che faceva mio nonno. Ci si richiudeva allora in casa, la notte magari. Quante serrature ci sono, lo vediamo là. Io ho trovato questa pistola. Non so quanti anni c'ha. Quanti anni avrà? Non lo so. Come è arrivata qua dentro questa officina? No, questa da mio padre. Perché è andata chissà. Dove l'ha presa non lo so. Potrebbe raccontare storie questa pistola. Questa... Anche si sparava ai lupi. Andiamo a tutti. Speriamo ai lupi, sicuramente a lupi, a lupi. A chi capitava? C'era la bacchetta. A Leonessa c'erano... Lui sì, i lupari. Sì, me ne ricordo, non me lo raccontava sempre. Il nonno l'incudine Pablo, di nonno. L'incudine di nonno, del nonno, questo ricordi. So. Era dura la vita. Era dura. Solo per fare dei lavori ci mettevano tanto, non è che oggi tagli i saldi e via. Prima era tutto sulla forgia. Era questa forgia che si accendeva. Con carbone si girava. Questa è quella che prima facevano. Nonno aveva il mantice, poi è venuto questo ventilatore. Io ci ho messo l'elettrico perché c'è una persona che gira. Allora, questo è il nonno con tanta esperienza. Quella è l'accetta. Questa è l'accetta, quella serviva per fare le traverse per i binari dei treni. Si facevano a Leonessa, si facevano. No, non lo so, però quella era una che serviva per fare traverse dei binari. Veramente, si torna nel passato, si ritorna. Sì, ecco, vediamo un po' ancora, che dicevi? Ecco qua, che c'è ancora? Questo è un ferro da stiro, il primo ferro. Quindi le donne stiravano. Come facevano? Questo lo mettevano sul fuoco? No, questo è corrente. Di già corrente, allora vera. Questo è invece col carbone. Quello è col carbone, si metteva dentro il carbone e si stirava. E bruciavi. Ecco. E bruciavi le camicie. Bruciavi le camicie. Sì, perché. Allora, un pezzo, ora andiamo torniamo un po'. Anche questo era un altro lume. Ancora lume, esatto. Sì. Ora ci spostiamo e torniamo un po' più su Nunzio, operatore, inventore, allora. E allora, Nunzio, qui siamo, qui abbiamo parecchie attrezzature, ecco, vediamo anche dei ferri, da cavallo sono questi. No, questi sono da somaro. Somaro, che cavallo? C'erano i somari allora? Tutti ce l'avevano perché... Era l'unico mezzo per portare legna, per portare... Era comodo. E poi il somaro è anche un po' più calmo che non rispetto al cavallo. Anche. Allora, ecco, questo è un ferro che mettevi a un asino. Sì, a un somarello. Erano somari, però portavano buoni pesi, no? Un quintale e 20, dipende. Sì. Come era robusto. Allora, questo invece, quando avevi fatto tutta l'operazione, questo era... questo è per leggere quando era caldo. Quando era caldo, è logico, dovevi... Invece vediamo questo strano... Era per la rifinitura dello zoccolo del somaro del cavallo. Mettevano il piede qua davanti. Lo metteva il piede sopra lì? Ce lo mettevano, dopo... Poi dopo che li faceva? Si rifiniva lo zoccolo, insomma.
lo zoccolo, ecco, tiene lo zoccolo qua sopra, no? Così? Ah, così? Così. Ah, giusto. E poi qua voi veniva rifinito. Pensate tutta un po', questa attrezzatura che sta qui. Tutto in... Quanto ci voleva a fare a somare, come si dice, no? A ferrare un asino. Potevi metterci mezz'ora, tre quarti d'ora. Se era cattivo, c'era di più. Toccava le gambe, come facevi? Toccava Santo Ceno le orecchie. Che il naso. Che li facevi? Sì. Ah. Santo Ceno le orecchie. Le orecchie, lui stava fermo, mica tanto. No. Dopo sì. Era sensibile. Esatto, gli mettevi qualcosa qui al labbro, no? Un altro all'orecchio. Sì, sì. Allora, ma facevi tutti i modi per distrarlo. Si distrae. Però dipende quanto ci metteva. Esatto, questo somaro. Quanto rendeva mettere quattro ferri io mi ricordo, a un somaro, per esempio? Mi ricordo 150 lire ogni quattro ferri. 150 lire. Con 150 lire che ci compravi? Non tanto io, era nonno. Nonno, che ci comprava? Che ci comprava con 150 lire? Ma non c'ho idea, perché ma 150 lire ma lo voglio. Vabbè, però qualcosa ci comprava. Sì, come no, che non è che ne faceva uno. Faceva uno. Ecco, due. Quanti somari faceva? quanti somari faceva giù? Che mi ricordo c'era la fila. La fila? No? Sì, perché è come pigliare il numeretto e dire io uso primo, secondo, terzo. C'era il parcheggio, c'era un parcheggio. Sì, davanti all'officina, no, il laboratorio di nonno, insomma. Ecco. Ragliavano questi somari. Anche. Ragliavano. Ce l'abbiamo. Ecco, allora, abbiamo un po' ricordato tutti i mestieri, i mestieri di una volta. Che il trapano, quello era duro, C'è anche il trapano che serviva per fare quei buchi. Tutti i buchi sui ferri. C'è lo stampino qua che li fa questi. Caldo. E qui, ecco, ma non protestavano mettere quei chiodi dentro l'unghia? No, perché era tutto calcolato. Com'era? Tutto calcolato? Ecco, facci vedere che chiodi. Vabbè, mica tanto. Sì, ma era un'unghia morta, insomma, non è che gli fa male. Certo, se andavi dentro. E questo era per i somari, per gli asini. Esatto. E si metteva qua. Sì. Ecco. Dunque, abbiamo ricordato il nonno, abbiamo ricordato anche tuo padre. Certo. E tuo padre. Sempre questo lavoro, hanno sempre continuato. Sì, è una famiglia proprio di fabbri. Sempre fabbri. Hanno cominciato a Leonessa, poi si sono trasferiti. Di Leonessa. Leonessa. E poi sono stati a Sigillo. Poi il comune di Belmonte, allora il segretario l'ha portato a Belmonte e gli hanno chiesto se venivano. Ah, ecco, e fu una buona avventura perché venendo da Sigillo. Sì. Sì, in alto. Sigillo sta sulla Salaria, no? Però lì credo ci sia la corrente, che fosse stata la luce. Ah, ecco. Arrivando a Belmonte non c'era la luce qua, No, padre, vedo che tu mi hai portato. Ah, tu mi hai portato? Sì, perché arrivava, era di notte, certo, doveva buio. Fare col lume che abbiamo visto lì, il lumicino lì. Pipì, si chiama Peppina nonna. Ah, e lei e come la chiamava? Pipina. Pipina. E vediamo domani che succede. Ah, aspettiamo domani. Da allora. Quando è arrivata la luce qui a Belmonte? Mi ricordo nel 50, credo. Una cosa del genere. Però tu... Però nonna è venuto per 90 anni fa. Sono passati gli anni, ora che sei in pensione, o no? Ho più di 71 anni. Allora la pensione la prendi, no? Sì, sì. Speriamo fino a 150 anni. Da quello senz'altro. Anche se magari qualcuno pensa che troppi pensionati ci sono. Vabbè, però noi, finché dura. È giusto, bisogna campare, mica storia. Allora, ora facciamo una cosa. Tu sappiamo che quando fanno le feste qua a Belmonte, tu hai diventato un sacco di cose. Devo passare tempo. Sappiamo che la prologo di Belmonte, se non ci fosse Nunzio, con tutte queste... Dobbiamo collaborare, insomma, diciamo un po' tutti. Io una cosa, l'altro un'altra. Allora, ora, vogliamo vedere con te cosa ti sei inventato per questo, per Belmonte, Nunzio, allora... Entriamo nei momenti di festa a Belmonte, nei momenti in cui ci sono le sagre, ecco. In ottobre, che succede in ottobre? Qui ti sei inventato questa attrezzatura, che è? Perché
fare le castagne qua è semplice, basta mettere dentro. Pensate un po', si mette dentro le castagne, no? Senza tagliarle. Questo era un resto di un cestello della lavatrice, sì, no? Carica dall'alto. Esatto. Perché se lo tirare non va bene. Ecco. Qua sotto ci si mette... C'è un bruciatore? C'è un bruciatore a gas. Sì. Ah, gas pure. Sì, ecco, non battete. Ah, eccolo. Pensate un po', nemmeno c'è bisogno del carbone, eh? Perché la prima volta che sei venuto a Belmonte era con la legna, esatto. Con la legna. Ora invece col gas. Col gas, fa una bella fiamma. Si gira, che ti dice la manovella, che si gira, eh? Si gira e nel frattempo si cuociono le buone castagne, eh? Esatto. Buone castagne. A Belmonte come sono le castagne? Un po' piccolette, eh? Non sono adatte per... Là invece ci sono grossi, eh? Che c'è grossa qui? Tartufi, tartufi di Belmonte. Allora, qui vediamo, ecco, qui questo è un gioco, eh? È un gioco particolare, va. Ci sono 40 carte, eh? Esatto. Raccontici un po' cosa, come si fa questo gioco, eh? Dunque, 40 carte sono fisse. Sì. Poi ci stanno altri mazzi di carte, sì, che uno vende. Sì. Quindi a prezzo di un euro. Allora io vengo là, dici io voglio il 2, il 2. Voglio una, due, quelle che vuoi. Allora che succede? Tu dai il 2, il 2 a chi lo vuole. Prologo, chi organizza la festa? Dai il 2 e poi che succede? Dice, che sta gira. Si gira e vediamo cosa viene. Adesso, due di spade. Ecco, sei venuto? I due di spade, quella là. Soltanto che adesso non c'è la lampadina. Esatto. Che se non si accende la lampadina. Si accende qua sopra. Sì, eh? Là. Esatto. Si è fermato al cena. Però abbiamo perso noi perché noi avevamo richiesto. E c'è uscito un altro due. Un altro due però. Non c'entra niente. Vincerà chi ha piegato il due di spade. Come sono contenti quando giocano questo? Abbastanza perché se più un prosciutto con un euro o due euro dipende quello che... Ah, perché poi ci sono collegati... Il prosciuttino, il prosciutto. All'onza. All'onza, pensate un po' bene. A proposito di prosciutti, di arrosticini, eccetera, vedete un po', ecco qua, vieni Nunzio. Cosa si è inventato Nunzio? Che cos'è questo qui? Raccontici. Non è che me lo sono inventato, questi già ci stanno, soltanto l'ho fatto a modo mio. È apposta, se lo si è inventato. Ecco. Esatto, qua ci fa arrosticini. Qui ci metti gli arrosticini. Esatto, una carbonella funziona senza aria, cioè è bucata. Ah, ecco. Ah, beh, questa non l'ho inventata io, l'ho fatta e basta. Vabbè, insomma, mica. Poi con questo ci si fa. Ah, metti 12 salsicce. 12? 12 cacchi di salsicce, 12 pezzi, sì, di salsicce. Sì, i cacchi di salsicce. Oppure 3 bistecche. E questi, ecco, l'arrosticini quando si. Nelle feste. Poi questo lo diamo per casa. Sì. Nunzio, qui abbiamo qualcosa veramente di particolare. Che cos'è questo qua? Dunque, era un orologio. Sì. Dell'orologio a 60 minuti ho fatto con 60 numeri. Ci hai messo 60, ci sono 60 numeri. Esatto, no? Perché 60 minuti e 60 numeri. Esatto. Allora, quella è 40, questa è 60. 60. E vendiamo. Come funziona? Questo è un gioco. È un gioco. E come funziona? Ci sono dei blocchetti con i numeri, no? Ecco, i blocchetti dei numeri durante le feste, sì. Esatto. Uno prende un numero e poi, per esempio, io ho preso il numero, ecco, 1, come funziona? No, questo è 11. Ah, 11, esatto, numero 11. Che succede? Giro, vediamo. Da dove viene? 58, dunque, abbiamo perso. Abbiamo perso. Ha vinto il 58. Ha vinto il 58, dunque io avrei perso, dunque. Esatto. Non sono fortunato, insomma. E anche questo è una cosa che... Com'è che ti è venuto in mente questa cosa? Perché, a me piace... Su una cosa ci faccio un'altra cosa. Se è un orologio, è un tagliaerba, per farlo girare. Sì. Insomma, devo passare tempo. Durante le feste si mangia, si mangia, molto, tanto abbiamo molto visto. E poi la polenta è un piatto particolare, Speciale. È buono. Ma è speciale, ma bisogna girare un'ora, Bisogna girare. E tu che ti sei inventato? Questo che è? Questa è una filiera che ci lavoravo come idraulico. Invece ora come funziona? Siccome non lavora più. Tu dici facciamola, usiamola per la polenta. Gira piano. Proprio adatto per fare la polenta.
E poi ci metto quello. Ci mettiamo l'altra attrezzatura, eh? E vediamo Annunzio che Annunzio, gira il motore. Il motore gira, eh? E non guardi, che fai? E non zuri. E la polenta si gira bene, eh? E non zuri. E possiamo mangiare, eh? Possiamo mangiare tutto. Poi gira un'ora, quello che ci vuole, insomma. E anche questo, un'altra invenzione, eh? Sì, sì, un'altra... Un'altra invenzione, esatto. Mettiamolo così. Sentiamo questo rumore, abbiamo sentito. Ecco, qui vediamo, vieni qua Annunzio, perché questo, ecco, questa è una tua invenzione, no? Perché? Durante il periodo... Non è una mia invenzione, sì. Questi si facevano di legno prima, sì. Perché non c'era la possibilità di fare aggiunture, non c'era saldatura. Ecco, a cosa servivano però questi qui? Da un punto di vista religioso, no? Esatto, tre giorni prima della Pasqua le campane vengono legate... Quando le campane sono legate, esatto. Prima della Pasqua, eccetera. Per fare la benedizione usavano questi. Esatto. Tu quando hai pensato di passare dal legno, no? A passare a questo. Con legno non me ce la vedo. No, no. Mentre con questo. Fa un rumore il legno, no? Faceva rumore, però. Però qua l'abbiamo sentito quando era forte. È uno e meno che suonava. Esatto. E questo viene fatta ancora qua al Belmonte? No, quello che mi dispiace. Ah, questo no. Come mai? Finiscono le usanze. Si facevano le processioni, no? Si annunciava che ci stava la messa, passavi tre volte e poi dentro la chiesa, invece di suonare i campani, suonavi con questi. Bello, una tradizione che si è persa qua. Mi dispiace veramente. Magari se ci aspetta, se ci sente il parroco. Come si chiama il parroco di Belmonte? No, Don Franco. Don Franco, e abbiamo la fortuna che abbiamo pure questa attrezzatura, se può fare. Sarei contento veramente di portarli. È un desiderio magari, Esatto. La prossima prima della prossima Pasqua, tre giorni prima, si può cominciare a utilizzare questi. Perfetto. Magari anche tutta la popolazione, no? Ma vorrebbe piacere, credo, perché... Si ritorna al passato, ma è un passato... 10 anni, quello che... Esatto. Questo. Nunzio, torniamo ancora indietro nel tempo, no? Sempre. Parliamo sempre di nonno, Nonno, come si chiamava il nonno, abbiamo detto? Pietro. Pietro. E nonna Pipina. Pipina. La chiamava così. Perché era piccolina. Pietro la chiamava così. E qui vediamo delle ruote. Allora erano tempi in cui le macchine non c'erano. Esatto. Le macchine non c'erano. E allora quando si doveva andare a Rieti, si andava a Rieti, no? Ogni tanto, si andava a fare a Rieti? A fare anche un po' di spesa. Un po' di spesa. Un po' di ferro. Ah, a prendere il ferro. Certo, qualcosa di... lavorava. Certo, per mangiare anche, qualcosa di mangiare. Esatto, da mangiare e per lavorare. Allora, si prendeva... si prendeva un carretto, c'era il taxi, era un taxi. Sì, però si prendeva il carretto, si andava, ecco, quanto ci voleva ad arrivare da Belmonte a... Ma non posso farti calcoli perché non l'ho mai preso, ecco io. Però ecco, loro andavano a Rieti. Poi mio padre chissà quanto costava. Non lo so, questo no. Non... Vabbè, insomma, ci mettevano d'accordo, sicuramente. Ecco, magari il nonno... Scambio lavoro. Esatto, il nonno diceva, io ti metto i zoccoli al cavallo e tu mi porti a Rieti. Il cavallo che tirava il carretto. Allora, però prima di andare a Rieti ci si vestiva un po' meglio, ci si metteva, ci andava in città, no? Allora, ecco qua. Qui con questo ci si lavava, no? La brocca, il viso, tutto, portasapone. Portasapone, si dava. Sicuramente anche nonna Pipina sì. Usava questi strumenti qua, no? Sì. Allora, il passato, i ricordi, caro Nunzio, tu chissà. E poi tu hai lavorato anche sempre tu nella tradizione del fabbro, Esatto, del fabbro, poi sono passato a fare idraulico, cambi un po' di mestiere. Dopo piano piano ti sei messo a servizio, diciamo, un po' della città, della Proloco, no? O no? Certo. Giustamente, sei proprio un cittadino esemplare, no? Perfetto. Allora,
ti ringraziamo per averci raccontato queste tue storie, queste storie tue. Noi quando veniamo per le sagre ti troviamo, te una volta con la polenta, una volta con le castagne, la macchina per fare pizze fritte, tutto. Cioè, sta tutto. Penso che è stata ripresa le pizze fritte. Allora, grazie Nunzio, grazie a voi, grazie di averci un po' raccontato queste storie, e a voi vi visitate.